Automoto d'epoca di Padova, oltre ad essere l'occasione, l'evento più importante a livello nazionale, consente a collezionisti di acquistare un'auto d'epoca da 1 milione di euro, ma non solo, di recuperare dei cerchioni originali e, perché no, un carburatore a 6 cilindri e dei lampeggiatori originali, la cloche di un cambio e tantissime altre cose che logicamente solo qui potete riuscire a trovare. Insomma, come ho detto, c'è tutto e di più, tutto l'introvabile che è fondamentale per quei famosi modelli che hanno segnato un'epoca e ai quali giustamente si rimane affezionati. Si conclude qui la mia visita alla 10ª mostra auto e moto d'epoca di Padova, proprio nello stand Mercedes, perché ci sono da celebrare i 60 anni di una leggenda, il modello SL. Ma mi sembra di spalle la sagoma di un personaggio noto, se non sbaglio Mario Biondi. È giusto. È lui. Come mai in mezzo alle macchine? Ma io sono appassionato e mi sono appassionato a tal punto che ho comprato anche qualche macchinina. Questa? Sì, questa è una macchina degli anni 90, fine anni 90, e mi è stata chiesta appunto per essere mostrata qui in questa meravigliosa fiera. Mi inorgoglisco. Ma tu sei qui, ma da dove arrivi e dove andrai? Arrivo da Tokyo e riparto fra 2 ore per Bratislava, dopodiché torno, mi fermo 4-5 giorni e riparto per l'Inghilterra, per il Ronnie Scott, dove ho alcuni concerti ancora. Spero di intercettarti a Roma, non ti tolgo tempo, ti ringrazio. Sarà un grande piacere, non vedo l'ora di rivederti. Grazie, ciao. Alla prossima, ciao. Grazie.